In bici tra le valli si chiama così il nuovo servizio che debutta quest'estate in Valtellina per affiancare bus e bici. Il velo è stato tolto presso la comunità montana di Sondrio, presieduta da Tiziano Maffezzini. A tenerla a battesimo il consorzio turistico Sondrio Valmalenco, i rappresentanti dei comuni di Sondrio Lanzando, dalla STPS, la consigliera regionale Simona Pedrazzi. In bici tra le valli è sicuramente l'iniziativa più importante. Abbiamo fatto quindi un accordo con STPS per cui un nostro shuttle del consorzio seguirà alcune corse dei pullman e trasferirà le biciclette per gli utenti dei pullman stessi. Trekking 3D, l'altra iniziativa dedicata a chi ama il turismo a contatto con la natura. Questa è un'implementazione di quanto era stato fatto negli anni scorsi dalla comunità montana relativamente ai sentieri dove si può camminare. Invece no, qui abbiamo fatto proprio dei percorsi cicloturistici che vanno dalle Orobie alle Retiche alla Valmalenco, che sono scaricabili e sono tutti visti in 3D. E sicuramente è una nuova tecnologia, una nuova tipologia di offerta che riusciamo a dare. Quello che sicuramente i turisti in questo momento vogliono. Vogliono poter riscoprire un territorio naturale con tutte le certezze di poter avere un percorso ben mappato, quindi percorrerlo in totale sicurezza e soprattutto poter capire man mano che lo si percorre cosa si sta visitando. Quindi è di fondamentale importanza assolutamente questo progetto. Le montagne sono quelle che in questo momento stanno beneficiando più di altri territori per quanto riguarda gli aspetti turistici. È da vivere con la bici, è da vivere col treno, è da vivere a pieno, perché abbiamo un territorio meraviglioso che dobbiamo imparare a mettere a frutto, dobbiamo rendere godibile e fruibile a chiunque abbia interesse da qua al 2026 e auspicabilmente anche oltre. E l'iniziativa presentata oggi va proprio nel senso di essere sempre più attenti verso quelle che sono le esigenze di alcuni turisti, in particolare quelli del bike.